Ok, siamo qui all'ultima stanza di balzo con un sacco di vite. E ora le perderemo tutte. No, sto notando che molto felicemente non ci sono livelli subacquei. Quindi è una cosa positiva perché li odio quei livelli. Se non si è capito nelle ultime 10 parti in cui l'ho detto, ecco, adesso sono sicuro che si capirà. E le palle. E le palle, ciao. Sì, anche le palle. Due palle così. Però qui principalmente di palla ce n'è solamente una. Perché Crash è come Paolo Bitta. Ne ha solamente una. È un marsupiale monotesticolare. Un'altra musica bella ma che non c'entra nulla con Crash. Purtroppo perché. Sono molto anticlimatiche queste musiche con l'atmosfera che dovrebbe avere Crash. Ma questo qua è fatto dai stessi. No, no, no. Allora, i giochi di Game Boy sono fatti dalla Vicarious Vision, che è la stessa di Skylander, purtroppo, quindi. Che ha collaborato con Toys for Bob per fare Skylander, la cosa lì. La Vicarious Vision. Ha fatto anche Crash Nitro Kart, che. Tutti a fare il bellissimo Crash Nitro Kart, ma fanno un casino sti affari. Il bellissimo Crash Nitro Kart, a me sembra la copia venuta mai di Custom Matching, però va bene, cioè. Custom Matching era proprio centinaia di volte meglio. Come è centinaia di volte meglio Custom Matching di qualunque altro kart racer sul mercato negli ultimi anni. Purtroppo, perché veramente. A parte Modern Show Racers, dei giochi validi di quel genere non ho proprio visti. Tutti i giochi fatti per gente che deve passare proprio mezz'oretta con gli amici, che non deve vincere perché è brava, ma deve vincere perché deve ricominciare da capo. No. Che non è che deve vincere perché è brava, deve vincere perché becca gli oggetti giusti e fine. L'unico motivo per cui vince in quei giochi lì moderni, le kart racer del cazzo. Ma tutti quanti, tutti quelli che ho provato sono così, eh. Se tu prendi un oggetto su giusto e vinci, di base. Uno schifo. Una roba tristissima, veramente. Custom Matching, anche per fisica, per mappe, per gameplay, per modalità di turbo, per tutto, vince su tutti i fronti. Ed è un peccato che sia così tanto sottovalutato. E sconosciuto, perché ormai. Sai com'è, se non continuano a. Se non rinnovano il brand di Crash, quel cazzo che qualcuno si ricorderà più dei suoi giochi a breve. Tutti a giocare a quelle stronzate lì. Dei giochi di Call of Duty, Titanfall e roba del genere. Titanfall che ho dovuto tutti a fare sto casino per. Perché è esclusiva ta, quando è sicuro che uscirà anche su PlayStation, ma fangiro, va. Tu le tue esclusive finte. Basta, sto. Sto lamentandomi troppo in questo video. Sembra un vecchio che dice ai miei tempi quando i giochi erano belli. Pensiamo a giocare, va. E commentiamo ciò che accade. Tipo, ci sono questi computer qua che non capisco perché siano nel medioevo. Guarda che bello, c'è il coso tipo Cortex, come le chiese, come si chiamano quegli affari? Boh, non lo so, comunque è bello. Ok, il coso di. Tini, non rompere le palle. Ah, è stupido perché. Scusa, sono qui dietro. Ehi. Non puoi girarti e picchiarmi? No, eh? È idiota, team. E qui c'è una nitro, non mi sembra che si toccarla. Andiamo dall'altra parte, va. Speriamo di non perdere il cristallo perché già l'ho fatto una volta, non vuoi che accada mai più. Sarebbe un avvenimento poco simpatico. Non vorrei che il cristallo fosse di là, eh. Sei troppo da stronzi, se fosse così. Ok, sto temendo che la telecamera stia facendo la bastarda, ma dai, non è così. Ok. Ma no, questo livello qui, perso un livello con la palla, sta andando sorprendentemente bene. Come non detto. Vabbè, no, ho avuto fortuna, dai, non sono morto. Dai. Se andiamo in questo passo, questo livello qui sarà l'unico che farò in questa parte, comunque, perché sto andando lentissimo.
Non so neanche. Per me sono tipo 8 minuti che sto registrando sto affare. Poi sono semplicemente che non mi diverte il livello, allora mi sembra che ci sia passata mezz'ora. Tine di nuovo qua. Non è che sono tornato indietro, vero? Ah, hai capito che devo fare. Un checkpoint qui. Ok, mi sono decisamente perso. Ah, di qua a sto punto. Vorrei un cristallo, però non ne vedo proprio mezzo. Dai, su, puoi farcela. Nel dingo dire che rompe i maroni. Dai, stupido, il dingo dire di merda. Poi c'è anche Netropila. E se passassi per di sotto, scusami. Sono troppo niente, dici. Ok, speriamo che dingo dire sputi tutta la sua lava del cazzo. Passiamo, è Netropila che spara i fulmini, qui non c'è nessuno, anzi c'è un bel po' di roba, altro che nessuno, c'è un bel po' di roba. C'è anche una vita extra. Ok. Nanna, sto posto qua mi ricorda per qualche motivo Ox of War. Gioco bellissimo, è molto ispirato a Worms, ma bellissimo. Ok, quella lì è una parte sbagliata. E comunque sì, me lo ricordo per nessun motivo, perché non è che sia un motivo vero e proprio per cui dovrebbe ricordarmelo. E saliamo. Questa palla comunque sta cominciando a piacermi, dai. In realtà, magari questo livello qua che hai fatto meglio degli altri, però la palla dai, non mi fa così schifo in questo momento. È abbastanza divertente, ti dei conti. Come non detto, odio la palla. Eh sì, proprio un po'. Dove ero io doveva cadere quel pezzo di coso. Vabbè, rifacciamo. Non mi muovo da qui con le vite. Ok. No, non voglio cascare. Bene. Vabbè, prendi alle mele extra che tanto non vedo. Sono 7 minuti che sto registrando, fantastico. Quindi mi sembra difficile che faccia più di un livello in questa parte. No, non voglio morire. Ah, pure è una trappa. È vero, mi ero dimenticato. Ok, ritiro qualcosa sulla palla. Ve li fanno schifo. Poi lì c'è Netropi. Ok, rallenta un po'. Vabbè, sono stupidi, spawn sempre allo stesso punto. Ok, è ufficiale, ci sono due dingodile. È ufficiale proprio. C'è uno lì e uno là dietro. Oh, il cristallo, meno male che non passato di qua. Mi sa che devo andare qui adesso. No, cioè voglio sapere dove devo andare, per favore. Ta, porca tortola. Anche io sono stupido, vado qua. Ma dove devo andare? Spero che da morte il cristallo me lo dia lo stesso. Prima appena la strada da sotto, va. Sì, Tino, ho capito che non mi vuoi far passare. Sì, sì, ho capito anche se sei mongoloide. E adesso da sotto posso raggiungere qualche posto. Sono un po' tante nitro da evitare, vero? Giusto un po'. È stato sostenito per 3 vite? Wow, che grande utilità, come se non avessi già abbastanza di vite. E devo anche passare Tini qui. Dai, rompi maroni di un Tini di merda. Uffa, se non si può proprio. E si blocca anche il programma, ci mancava solamente questo qua. Ok. Oh, per meno male che non c'è pausa in fretta. Ok. Dai, sì. E ora mi tocca fare tutto il giro così. Ci sono 10.000 di modire, 10.000 entropi. A questo punto penso di aver capito dove andare. Non voglio cascare perché mi tocca fare tutto il giro. Tanto vale che prendo queste cose, tanto passo, no. Che palle però. Sotto c'è un quadro di Tini, perché Tini è così importante. Ah, forse basta che passo di qua. Se basta che passavo di qua. Cosa? No, lì c'è il terreno. Scusami, che cosa cazzo è che muoio. Ta,
Questo gioco qua ti prende per il culo. Ai. Vabbè, comunque a quanto ho capito devo prendere quella strada lì, dai. Almeno ho capito qualcosa. Non devo andare sul terreno. Devo stare qui dove sono io. C'è Dingo di il decimo Dingo dire che vediamo che spara. Allora niente, qualunque strada io prenda, comunque mi trovo sullo stesso percorso. Quindi dov'è che devo andare? Aiuto. Ok. Ok, qui mi ricordo che c'è Dingo di Respa. Quindi mi sto bello fermo qua. Quanto spa in alto. Ok, quindi se tocco il pavimento so già che muoio. Ok, ma porca vacca. Allora, a questo punto dove devo andare di lì. Questo l'ho capito. Mai. Ah, dove devo andare? Andare di qua. Mi sa che torno indietro di qua però. Allora, il cristallo l'ho preso. Devo salire. Dai, fammi salire. Vediamo se c'è qualcosa da sopra. Ah, wow, utile. No, non mi interessa. Ehi, si è bloccato il programma di nuovo.